Migliaia di insenature, nel contesto di centinaia di chilometri di costa, arricchiscono il patrimonio della Calabria. La costa tirrenica appassiona per la varietà dei suoi straordinari paesaggi, per la documentazione storica che offre a corredo della sua millenaria civiltà. Il mare, la temperatura mite, quel cielo terso, stagioni che si susseguono conferendo al patrimonio naturale quasi sempre le stesse sembianze. Così si presenta la costa tirrenica all'occhio del turista. E da quell'azzurro tenue, dalla limpidezza delle acque, spesso cristalline, traspare la visione quasi naturale di tutti quei tesori che la fauna marina accumula, rigenerando le immagini in maniera eccezionale. Acque che accarezzano gli scogli, quasi per gioco, che entrano nelle fessure con una limpidezza straordinaria. Ma lo spettacolo si arricchisce quando dai fondali emergono le meraviglie, quando ad esempio si riscopre l'originalità delle grotte, localizzando le alghe di coralli che primeggiano. Ed in questo contesto, le tante orate, i saraghi, le cernie, assieme ai tanti molluschi che vagano sui fondali. Una costa che si snoda come una collana, con tante piccole gemme da Praia a Mare sino a Villa San Giovanni per quanto riguarda il Tirreno. Un po' più giù c'è Scalea, quasi aggrappata alla collina. Era abitata dall'uomo all'età della pietra. Difatti, presso la grotta di Ture Talao, sono stati ritrovati i resti di fauna pleistocene. Lo stesso abitato ha conservato aspetto medioevale. Su tutto emerge la torre costiera di Talao. Anche a Cetraro, le grotte delle colonne e dei rizzi, raggiungibili solo in barca, costituiscono una testimonianza remotissima. Un'abbazia sorta poco dopo il 1000, quasi identica a quella di Monte Cassino. A Diamante emergono i resti della torre di avvistamento costiero e di palazzo di Tiberio Carafa, attorno al quale, nel 1600, sorse il centro abitato. Ma la storia del cristianesimo in Calabria viene racchiusa da Paola, che ospita, nella cappella di San Francesco, le reliquie del grande santo, vissuto tra il 1416 ed il 1507. Si tratta di testimonianze eccezionali della vita di San Francesco, dal macigno che venne bloccato proprio quando era in bilico, alla fornace dove Francesco fece sorgere dalle fiamme il proprio agnello Martino. Tante opere d'arte, tante chiese, ognuna con una storia, con un continuo richiamo alla carità cristiana. Remote sono anche le origini di Amantea. In questo agglomerato primeggiano i ruderi del castello, di fondazione medioevale, mentre in un archivio vengono custoditi importanti documenti calabresi dal 500 al 700. A Pizzo l'immagine più rimarcata resta quella del castello costruito dagli aragonesi, diventato celebre in quanto venne tenuto prigioniero e successivamente fucilato Gioacchino Murat. Coste frastagliate, colture rigogliose richiamano l'interesse su Tropea, con il suo capo Vaticano che primeggia per la sua prestigiosa posizione geografica.
L'epicentro della Costa Viola è invece rappresentato da palmi, con il suo celebre scoglio dell'Ulivo. Anche su questa costa primeggiano le torri di avvistamento ed una zona archeologica dove sono stati rinvenuti reperti che risalgono al Basso Impero Romano e all'età cristiana. Ed ancora altre piccole gemme, costituite da Bagnara, da Scilla con il Castello dei Ruffo, il quartiere della Chianalea, quasi appoggiato sul mare, la chiesa settecentesca dello Spirito Santo e le grotte corsiche di Trenusa costituiscono un ulteriore richiamo turistico. Villa San Giovanni, invece, è il centro vitale per il flusso dei traffici. Una costa tirrenica meravigliosa, che per essere maggiormente apprezzata deve essere assiduamente frequentata.